caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin e agli amici della Lure Fishing Challenge. In questo video andiamo a fare l'unboxing delle esche che la T3 Distribution ha messo a disposizione per tutti i partecipanti a questo contest. Allora ragazzi, eccoci qua con il pacchetto delle esche che ci ha inviato gentilmente la T3 Distribution per il nostro Lure Fishing Challenge. E iniziamo subito lo spacchettamento. Veniamo alla parte principale. Vediamo cosa ci ha inviato. Sono dei cappellini. Ce n'è uno per ogni partecipante della challenge. Grandioso. Spettacolari. Di cartaccia. E veniamo al sodo. Bellissimo. Questo è il jerk della Duo, la serie Realis, il 130 SP. E questa è la colorazione dedicata al mare, quindi questa è una decorazione specifica. Bellissimo, bellissimo davvero. Andiamo avanti, vediamo cosa esce dal pacchettino. Prendo la più grande. Il classico dei classici, il Tide Minnow Slim, il 175, anche questo qua SP suspending, bellissimo, questo è da provare assolutamente in pesca. Anche questa è una bellissima colorazione dedicata al barracuda. La storia della pesca hanno fatto queste esche artificiali, ragazzi. Andiamo ancora avanti, ci sono un bel po' di adesivi Vanhook e Duo, davvero davvero spettacolari. Questi qua sono una chicca per gli appassionati, ce li dividiamo tra noi ragazzi, non vi preoccupate, non li tengo tutti per me, anche se l'idea mi è venuta. Ecco, questi qua li passiamo qua. Andiamo ancora avanti. Gli Easy Shiner da 3.5 pollici, colorazione spettacolare per il mare. Queste qua sono delle esche siliconiche da utilizzare negli spot più differenti, vediamo di utilizzarli in pesca, speriamo che ci portino qualche cattura. Andiamo ancora avanti. Booster Wake, spettacolari queste esche, sempre da 3 pollici e mezzo anche queste. Queste qua, devo essere sincero, ancora non le ho provate e ho già una mezza idea di dove potrebbero funzionare. Bellissime anche queste, sempre della Duo. Ancora qualche altra esca siliconica, Tretaworks Pim Pim. Spettacolari, queste qua sono delle schette da light rock fishing, quindi da utilizzare a mare, e sempre della Duo, sono serie Tetraworks Barney, anche queste qua sono davvero davvero interessanti, sono da provare tutte e due. Andiamo avanti con la scatola magica. Il Realis Pencil, questo qua dovrebbe essere il 110 se non sbaglio, 110 mm per 22,5 grammi. Ma è spettacolare questo. Questo è davvero eccezionale. Andiamo ancora avanti. Sempre Realis, rozzante. Rozzante mi ha dato belle soddisfazioni a Torbetello in laguna, dove l'ho utilizzato per la prima volta sulle spigole, e ho qua trovato anche delle belle orate. A
anche questa è una colorazione spettacolare per il mare. Andiamo ancora avanti, l'Hydra 175, anche questo della Duo Round Tail Hydra. Questo è un top water, anche questo è specifico per il mare, per i serracchiotti. Vediamo di metterlo subito in pesca. La cosa principale nell'utilizzare queste esche e non perderle, perché sarebbe davvero un peccato poi non farle provare anche agli altri, ma fa parte della pesca. Purtroppo utilizzando le esche capita che a volte si possono perdere. Andiamo ancora avanti. Questi qua sono due Tide Minnow Slim, dovrebbero essere i 130, 120, 140. Sono 240. Questi qua sono davvero eccezionali per la spigola. Uno è floating e l'altro è suspending. Anche queste esche fanno parte della storia della pesca spinning in mare. Sono tra le esche più catturanti che io abbia mai utilizzato. Incredibili anche con la distanza di lancio a cui riescono ad arrivare, a cui riusciamo a lanciarle. In conclusione ringrazio nuovamente la T3 per aver creduto nel nostro progetto, per aver messo a disposizione un pacchetto esche davvero davvero notevole. Approfitto per invitare tutti voi che volete partecipare in modo attivo a questa challenge ad iscrivervi alla pagina e chiedere informazioni utilizzando i contatti presenti sulla pagina o il sistema di messaggistica di Facebook. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e agli amici della Lure Fishing Challenge. Alla prossima! Thank you.